Bene, buonasera a tutti quanti, come state? Allora, oggi, pure oggi si inizierà subito e cercheremo di sbloccare le Tainted Maggie. Ma è già condito il dito? In questo modo ti devo dare due dita. Allora, ciao Lore. Buonasera, sono le due. Allora, dopo mezzogiorno, per me è sempre buonasera. E anche a mezzogiorno è buonasera. Dai, oggi si deve sbloccare Tainted Maggie. Oggi niente, oggi non si. Raga, ma avete visto? Raga. Fatto. Planetario alla prima stanza appena spawnata. Tocca pregare, sì. Vediamo se mi esce sta chiave. Vabbè, non potevo non prendere danno là, scusatemi. Anzi, aspettate. Dai, vieni qua, su, non fare il timido. Ragno che mi evita. Dai. Oh, cazzo, non le troll bomb. Vabbè. E in tutto ciò non ho fatto quello che dovevo fare, vabbè. No, non dovevo prendere il solar. Abbiamo il planetario! Ma defeating the floor boss grants plus 3 damage, ma è permanente? No, effects last for the reminder floor, ok. Stefano, primissimo piano, appena spawnata, planetario con due oggetti. Questo qua è il primissimo piano, Ste. Non so quale prendere tra i due, però. Perché per il momento non so quale prendere. Vorrei vedere un attimo. Esatto. Vorrei un attimo vedere che cosa mi riserva. Riccardo, il nome del modo, sono sotto casa tua. Oh no. Secondo voi, qual è più forte tra Sol o Mercury? Abbiamo trovato anche Balls of Steel, ma che vogliamo di più della vita? Vabbè, è quasi muore. È quasi muore. Sol per me è Mercury. Bene, perfetto. Mercury se sei forte, allora c'è già il problema di fondo qua, eh. Stanzetta con i ragni no hit? Stanzetta con i ragni no hit. Mamma mia. Da... This is speechy.
Allora, facciamoci il boss e torniamo dietro. Io spero in qualcosa che mi dia le bombe, onestamente. Mio Dio, che chiavica di boss! Ok. Vabbè, non è che possiamo fare molto. Ok, adesso. Ho 5 monete, aspettate, aspettate, forse. Forse riesco a fare una cosa. Potrebbe succedere, super, quello è il problema. No, volevo prendere tantissimo questa cesta, ma mi è impossibile. Prendi la carta. Ok. I miei 5 centesimi più buttati nel cesso. Nah, io odio le carte. Allora, vediamo, vediamo. Ma posso prendere solo uno, giusto? Eh sì, però 0 per 2 fa 0, almeno al mio paese. No, non penso. Davvero? Vedi, però dice most doors stay permanently open, quindi non è tutte le porte, ma comunque la maggior parte. Quindi praticamente io se prendessi solo e riuscissi a fare il boss del piano tipo come prima cosa avrei più 3 danni per tutto il resto del piano. Tutti quegli effetti vengono dati nel momento stesso in cui sconfiggi il boss, tipo Remove any curse. Però vedi, è buono. Proprio per me che ti devi rushare il boss. E non è detto che tu la strada che prendi poi alla fin fine ti porti al boss. Però vedi, speed up con Maggie alla fine anche è buono. È più safe solo. Ma sai cos'è? Pure io sto pensando a Mercury. Quando più perché con Maggie lo speed up non, non schifo non fa. Dai, prendiamo Mercury. Oh! No, vabbè. Vabbè, no, bellissimo sto gioco. Ok. Possiamo proseguire. Hiro, ciao! Oh, ma giochi la modalità quella senza costruzioni? Come stai comunque? Benvenuto. Allora, io non voglio fare il downpour e tutte le cose extra per Mother. Però almeno a sbloccare il Tainted. Fortnite o la Baba G? Baba G. Ah, capisco. Fai bene, fai bene. Ma ho di nuovo la Curse of the Unknown. Che palle. Tu mi devi stare lontano. Posso dire che nonostante. Oh, ma c'è una Tinted qua! Vieni, vieni, vieni a mammina. Attenti.
Ma come ce lo porto? No. No! Fuck! Hai trolled. Tutto bene, grazie. Poi ci facciamo giusto una run al volo oggi. Cerchiamo di sbloccare Tainted Maggie. Quella che stavo per prendere danno da una cacchina. Riesci? Lo so, ma pensavo. Capisci che là stava nella posizione ideale, ma avevo sparato un colpo in più e me l'ha spostato. Taking damage grants a tear up for the duration of the floor. Non lo prendo per il momento. Vedo se tipo mi capita una dice room, queste cose qua. Lei, signore, è un grandissimo pezzo di merda. Lo sappi. Letteralmente, sì. Quanto mi piacerebbe prendere quella... questo soul art. Ah, aspettate, io ho il soul art addosso, è vero. C'ho un mezzo soul art adesso. Per favore, cacchine. Hai anche pal... È vero! C'hai ragione! Potrei qua... No, allora, raga, saranno direi di andare di Angel, di non prendere le Devil. Che dite? Ah, Kimal, ciao! Come stai? Aspetta, oggi che giorno è? Oggi è giovedì? Giusto. Appena staccato da lavoro, ok. Poi stavo dicendo, sarà il tuo giorno di libero perché non mi ricordo se oggi è martedì o giovedì. Oh yes! Ok, vediamo un po' che cosa ci porta il resto del piano prima di prendere la Tinted. Ah, vedi, oggi vedi. Totalmente rincoglionita che per me i giorni sono tutti uguali ormai. Sta andando bene. Cioè, Kimal, primo piano appena spawnata, planetarium con due oggetti. Con Mercury e Sol. Proprio il primissimo piano. Allora, non mi sento di andare dentro il... dentro lo shop, onestamente. Perché tanto non c'ho abbastanza monete per comprare nulla per il momento, quindi mi è inutile anche sprecarci la chiave. Va benissimo, buon pranzo, mangia tanto. No, non me la sento, Fabio. Ma scusami? Non pensavo mi colpissero, onesta. What? Vabbè, vabbè, Kimal. Che è successo? Oh no. What? Ma mi si è bloccato il gioco. Succedendo oggi, aiuto. Quella. Allora, ci andiamo a fare il boss. Allora, ci andiamo a fare il boss perché c'ho Ball of Steel più un soul art, quindi almeno due soul art li ho. Ah, ok, capisco. Uè. No! Bastardo! Non me l'aspettavo, onesta.
fatto già del tofu. Che cosa dovrebbero essere quelle palle? Cioè, onestamente. Fanculo. Ok, allora qua non ci andiamo. Ah, ok, capito. Ah, qua non ci andiamo. Giusto? Ricorda il Milk? Sì, ma infatti sto andando proprio per quello. Ma più per quello? No, nella cipolla. Siamo tutti. Nice. Bella per me. E io sono cogliona perché volevo andare nella... Ti prego, dammi un altro... Ok. Ah, me ne ha dati due addirittura. Sì, perché un avversario aveva un'arma leggendaria appena scesi, per lo stesso motivo per il quale io ho trovato il planetarium al primo piano. Culo. Esatto, signor Suffer. Ok, cioè abbiamo un sacco di moschine adesso, però. Let's go down adesso. Esatto. Sono una rincoglionita. Orso, benvenuto, grazie per il follow e come stai? Uff. Vabbè, non ci serviva il latte, sono intollerante, va bene così. Non scherzo. No, non mi boncate, errare umano. Ciao, come stai? This is speech, però voglio farmi prima il piano e vedere che cosa mi riserva gli oggetti e robe. Vedete? Cioè, l'intolleranza al lattosio è una cosa che puoi usare a tuo vantaggio in ogni situazione. Allora, io direi di uccidere questo prima. No, mi sputare i ragni addosso. Oggi finisci... No, ma non penso nella maniera più minima. Però cercherò di sbloccare almeno Tainted Maggie oggi. Anche perché da Repentance praticamente non... Oh no! Non ci ho giocato praticamente per nulla a sto gioco. Oh no, sono fottuta. Ah, ma sala... Dai che la devo fare a forza quella stanza, dannazione. Eh no. Ok, armiamoci di pazienza. Guarda quello stronzo! A me onestamente piace tantissimo Maggie come personaggio. Maggie e Lilith. No. Mi fa veramente tanto schifo Polyphemus, però lo prendo perché so che piace a Carboniglio. Mi fa schifo, mi dà fastidio. È come usare lo spadone sui Souls, è fortissimo, ma a me fa schifo. Perché sei lento come la merda a sputare. Ok. Ma infatti io non dico che non è forte, dico che a me non piace. Signor Carboniglio sa benissimo come la penso al riguardo di quest'item. Non mi toccate.
Iori, grazie mille per il follow e benvenuto, come stai? Oh no! Mi sono ricordata un po' tardi che sti cosi sputano. Lo devo ancora sbloccare, Samson. Mi fa piacere. Conta che io ho ripreso praticamente a giocare... Sì, vabbè, Martina, però questa te la potevi... Nessuno ha visto che io ho preso danno da una cacchina. Stavo dicendo, quando è che io ho riniziato a giocare tipo ieri, dalla release di Repentance. Quindi c'ho ancora tanto da recuperare e da... Che sono 500 ore di gioco, in che senso? Hai 500 ore di gioco per finire Isaac? Madonna santissima! Date la battaglia... Sì... Più o meno, poi ti dipende anche dalle run, perché secondo me alla fin fine... Dire in 500 ore finisci Isaac è relativo. Sì, ma io la devo smettere di prendere danno così a cazzo un canina. Ma io la treasure l'ho presa. Ah sì, ci stavo pure prima. Direi di andare. No, no. Niente. Oh, ma che è che adesso sto prendendo tutto sto danno a cazzo? Madonna, ma mi si spende il cervello tutto di colpo? E niente. Ma porca puttana. Che snervo. Allora, vediamo un po' cosa possiamo fare su sto piano. Tanto non c'è nemmeno più Solart in questo momento, quindi ho 11 monete che posso raddoppiare. Te probabilmente esploderai, vediamo un po'. The Devil, questa pure me la potrei portare. Allora, andrei prima nella corsa e poi nella sacrifice. No, raga, noi ci abbiamo... Aspettate che io... Ma perché non sono full vita, non posso entrarci? Fuck. Vabbè, ci dovrebbe essere un po'... Un ciodicino da qualche parte. Ok. Perché là c'erano due casse dorate. Quindi direi che è abbastanza worth farlo come... Come stanza. Che merda. No, quell'oggetto non lo prenderò mai, manco sotto tortura. C'è il trinket. Oh no, loro. No, oddio che culo. Ok, finito. È stato veramente... Yeah. Fanculo. Perché non l'ho usata dopo? No, raga, io oggi non ce la posso fare. Mi dispiace, state avendo proprio una live oggi incredibilmente stupida. Ok, il prossimo passo che volevo fare... Shop, se c'è qualcosa... Esatto, esattamente. Questo potrebbe essere buono. Onestamente lo prenderei. Per sette centesimi. Masci. Mamma mia. Che cosa fa sto drink? Lo so. Ah, ok.
Aspetta. Allora. Cazzo, non c'ho chiavi. Vabbè, non posso aprire quella. Vabbè, ce ne andiamo. Non ho più niente da fare, ho brainfartato abbastanza in questo piano. Let's go. Ok, fa. Ah! Quindi se io faccio così e poi così. Perché non ci posso. Ah, è quella con i boss. Ok. Ah, ma c'è. No, questa qua non lo prendo. Non sono interessata a fare i mini pin. Fai carichi. E niente. Più o meno, Miki. Oh no, gli anni volanti. No, mia moschina, dovevi attaccare lui. Vabbè. Ah, io ho due bombe. Mi piacerebbe prendere quella cassa per il momento, però mi sa che la lascio là. Ci facciamo prima tutto il piano. E c'è una chiave giusto per la treasure. Ma c'è un modo di predicare in che lato butteranno le tier? Sicosio, randomico. Ok. Aia! Capisco. No, 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 non guardare. Allora, se vi state chiedendo, Martina, ma perché non la ignori completamente questa stanza? È perché sono sicura che ci prenderei il quadruplo del danno se non la facessi. Devo tenere caro questo. Ci facciamo il boss? Sì. No, ci facciamo più del boss. Raga, che vuoi detto che io devo sempre avere placenta in qualche modo? Cioè, scusate, ci devo fare la foto, scusatemi. Cioè, questo qua è il mio item ormai. È buonino, poteva darci un po' di più, sto stronzetto. Vabbè, non posso fare altro che prenderlo alla fin fine. Almeno voli, già. Sai cosa? Da quando fa il raggio sotto questo? Scusatemi. È tipo la primissima volta in tutta la mia esistenza che lo vedo. Ah, pensavo ti avessi ucciso. Oddio, Iro. Cioè abbiamo solo una chiave. Oh, oddio, adesso posso prendere tutto questo ben di Dio. No, so che ci sono due angeli. Ah, non mi potete fare nulla. Sono immune a voi. Ah! Apri la chest. No, devo ancora trovare la treasure. Che mi metto ad aprire la chest? Super.
Ah, è vero, posso prendere paura adesso. Vabbè, tanto ce ne possiamo avere due. Quindi la treasure sta qui sotto. Oddio, perché sei tornata indietro? Oh no, 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 c'è una moschina incazzata che sta venendo a cercarmi. Oh mio Dio, ma quanto cazzo è lungo questo piano? Bella! Stavo per dire, non c'è nemmeno la corsa Vittel. Dai, ti prego, dammi la trash. L'archete ci potremmo anche andare, effettivamente. Potrei usare il Flow of Diamonds. Però non so se poi mi mette uno shop buono. E rieccomi. Allora, che hai mangiato di buono? Bombina, scrivono qua. Prana, grazie mille per il follow. mi sa tanto di sì, signor Megalopoio. Madonna, però che obbrobio che sono. Allora, c'ho quattro bombe. Ci andiamo nella sacrifice? Cioè, nella curse room? Ah, è vero, adesso prendo danno soltanto se esco. Poteva andarci peggio. Quindi 4 di danno ed è tipo che è il terzo piano? Ok. Potremmo andare nello shop se questo viene un'altra chiave. Ok, allora andiamo nello shop. Vediamo un po' che ci sta. Nell'arcade per sacrificare cuori e entrare nella challenge room. Ma non ho. Cioè, se vengo ittata praticamente muoio. Va bene, grazie, signor Carboniglio. Mi sta morendo la gola, mi sa, mi devo quasi idratare, che oggi non ancora bevo mezza volta. Allo, signor Revolvero, di nuovo placenta. Che schifo. Però posso rerollare. Te l'ho detto, è il mio item. Allora, che faccio? Tento un rerollino prima o dopo che uso Two of Diamonds? Appunto. Oppure, raga, uso una bomba. Prendo la macchina del reroll, così mi prendo anche i 10 centesimi. Se me li spawna, ovviamente. E poi uso Two of Diamonds. Che dite? Rompo solo il keeper? Va bene, scusami. Mi sa che è troppo lontano, infatti. Niente. Non posso fare artificiere. Ah no, sono 5. Quindi adesso uso Two of Diamonds. Giusto? Sì, io chiedo conferma perché ho paura di star sminchiando tutto. Sì, lo so, lo so. Io non ci sono. Ok. E adesso. Nah.
Rerollino, che tanto... Che... Mi dica, signor Megalo. Massimo, prendi la carta. Direi che è un altro tuo Diamonds, così... A portar via. Vita infinita. Ah, dici con Sharp Plug. Esatto. È vero, cazzo, signor Megalopoio. E ragazzi, ha da prendere. Prendiamo e proviamo, perché tanto io vi ripeto, non so, molte sinergie non so come funzionano. Quindi lo prendiamo e vediamo se funziona. Così diamo una conferma a tutti. Sa che perdi due cuori per uno. Dovrebbe essere mezzo per carica, no? Non è vita infinita se trovi habit, però sì. Vabbè, lo prendiamo. Al massimo se troviamo habit abbiamo fatto, no? No, Iro, che è successo? No, non c'è bisogno di fare così. Ah, mezzo cuore per carica. Però dice fully recharges it at cost of half a heart per missing charge. Ah, ok, sì. Vabbè, dai, rerolliamo. Ormai ho deciso che si rerolla. Vabbè, prendo la carta perché altrimenti mi sparate. Easy. Ah, allora Iro, tranquillo che è solo una giornata sfortunata. Non dipende dalle tue skills. Non lo so. Eraser è carino come item, ma non mi va di spenderci 15 monete, treasure map. Onestamente anche no, eh. Rerollino? Facciamo l'ultimo reroll? Che dite? Vadi, vadi. Questo lo rubo. Dai, dammi un item buono! Questa non l'abbiamo ancora usata. Mi sto iniziando a sentir presa per il culo. Due. Posso? Io direi che ce la possiamo andare con questo bottino. Ah no, anzi. Ah no, quella là era una cesta con la chiave. Però forse nell'arcade ne troviamo una di chiave? La butto là? Oppure... No, non è possibile che sta... Oh, no, non è possibile. Vabbè, Gnesba. Eh sì. Anche perché non so dove potrebbe essere la super secret sto piano. Forse a sinistra della stanza prima della boss. Vai, super. Tanto se non ci sta, do la colpa a te, va bene? E aspetto una bomba via pacco. Via pacco, ok? Fatta così. Ok,
Che dite? Ok, vai, vado. Sono fortissima. Stavo per strozzare. Beh, che famo? Ce la rischiamo? Allora, abbiamo un full health. I'm drowsy, che no. Lockdown. E shot speed down. Not bad, not bad. Ok, ce la possiamo andare. Ora mangio tutto. Li ho mangiati fino all'ultimo. Vabbè, andiamo giù. Non so se usarla subito, Joker, su sto piano, sapete? Ma quindi qua c'è mamma adesso, su sto piano? Joker dopo il boss. Ah, dici, lo faccio in caso... Ok. Raga, se vedete una tinted, urlate. Ok, va bene. Quindi posso stare tranquilla a un altro piano. Mi stavo andando a schiantare contro un ragno. Ma che percentuale è il 21.1% di spawn rate? Scusami. Oh, sì. Money! Agli streamer piacciono i soldi, ricordate. Ok. That is bad. Uff. No! Non ho preso danno, ma è partito il taunt, bellissimo. Tra le due preferirei Celtic Cross. Voi che dite? Oppure faccio tutto il piano e spero in una dice room. Sono entrambi inutili. Però capì, con Celtic Cross posso avere una chance di diventare invincibile. Vedi se trovi un roll. Anche. Non penso, perché non li ho, sai, mo che ci penso. Madonna, guardate là. Che tiri da pro che vi faccio. Ogni mio singolo colpo va a segno. Perché, cioè, appena ho iniziato a dirlo per vantarmi un attimo, ho subito iniziato a misterli tutti, complimenti. Non lo so, super. Vado a fare la cacca. Vabbè! Ne. Allora, le moschine mi hanno salvato il culo tantissimo in questa stanza. Via. Sciò. Bella! Ci ha provato. Oh no. Ma quanta vita c'hanno? Sti cosi. Te mio, madonna. È andata vicino. Allora, c'ho due chiavi. Ah no, la treasure già l'ho aperta. Ci potrei andare, effettivamente. Muorite. Sì, infatti ci vado, non lo sciocco adesso. Mi ero scordata di averlo aperto. No, in realtà non mi conviene, perché se tipo trovo una dice room mi servono due chiavi per aprirla. Quindi me la tengo per pura precauzione. Prendiamo il piano e ci andiamo. Questi qua adesso spawnano, esatto, i testi piedi. Oddio, quelli...
Ah, no, non ho. Vada. Non ne ho, però. Ok, riprendo. Al massimo la ricompri nello shop, ti servirebbe un solart. Dai, apriamo le scommesse, ci sta il solart? Lo troviamo? Cazzo, è buono sto tè, dannazione. Sì, lo troviamo. Ok, l'earthdown può rimanere pure là. Ok, allora cerchiamo di andarci a fare il boss per il momento. Quindi, raga, mi dite che non c'è mamma a sto piano? Oh no, come farò mai a prendere questi oggetti senza prendere danno? Meta piena. Ok. È certo, come lo rendi più difficile un boss merdoso se non mettendo roba che ti sputa addosso a vista? Uff. Can you die, please? Oddio. Ok, questo lo prendo. Ah, vado per il solarte, dai. Raga, però sono tutte e due buoni, onestamente. Però. Aspetta che il signor Carboniglio è andato a fare la cacca, gli voglio mandare. Signor Carboniglio, ti sto per mandare la foto. Ma vuoi mettere 24% ancora e 20% in più di danno? Prendi Holy Mantle, ovviamente. Va bene, andiamo di Holy Mantle. Ma sei serio? Prendo Holy Mantle? Cioè, siete tutti seri? Va bene. Mi fido. Vai. Allora, qua facciamo così. Facciamo così. Non volevo prenderlo, dannazione. Che fai? Ah, ecco qua. Pure una chest. Money. Che bello essere rewardata perché ho ucciso un angelo. Ok. E vabbè, ho sprecato una bomba. E quindi adesso che famo? Vediamo un po'. Nello chop non posso rerollare, quindi è inutile. Era tutto calcolato perché io sapevo di avere Holy Mantle. Andiamoci a fare le stanze sotto, magari c'è qualcosa di interessante. I mean, I could. Io lo chiamo Worth. A voglia. E no. Non me la sento.
un po' di problemi con queste cose che si allungano. Sono intoccabile. I'm sorry. No, è che nel senso mi sembra più una perdita di tempo che altro. Potrebbe essere. Beh. Vabbè, lo facciamo esplodere, ma se non ci troppa. Oh, Flatpenny! Che faceva Flatpenny, raga? Perché mi sa che resto così con i trinket a sto punto. Se hai le chiavi, mi sa di sì, sai. Allora, quindi Joker qua non l'ho usata, però potrei usarla. No, nemmeno nel prossimo piano. Però nel prossimo piano c'è mamma. Di questa ne sono sicura. Anzi, sapete cosa? Aspetta, che qua. Altrimenti. È triste la cosa. Questo. E riprendo questo. Così almeno sono sicura che almeno una shard di chiave ce l'ho. E quindi posso andare giù adesso. Finita là. Finita qua sto. Ah, ditemi un attimo che ne pensate anche dell'overlay in questo modo. Mi sa che non hai preso la. Vabbè, non ci serviva. E se trovate il teschio quello con la X sopra, ditemi. Quella? Devo prendere al ritorno, davvero? Vedete, raga, io sono troppo big brain per questo gioco. E sto dicendo, un attimo l'overlay per quanto riguarda il gioco di Isaac, se devo fare più piccolo qualcosina. Oh, cazzarola! No, assolutamente no. Però la potrei riprendere. Mo' che torno, che scendo. Anzi, no, nemmeno. Mi sono completamente inutili. Ah, non volevo, ma va bene così. No. Che cosa mi ha aiutato? Allora, non so se me la sento di prenderla, perché l'unica pillola buona che ci rimane da prendere, mi sa che. Vabbè, a parte quelle che ti aumentano le stats, è la Pretty Fly. Quasi quasi toglierei la chat a schermo. Poi vediamo. Prendiamo un po' tutti quanti. Ma sì, me lo posso permettere di entrare in un shop. Figurati se non c'era. Se non c'era lui nello shop. Ed ecco qua spiegato perché io odio. Però qualcosa di più carino me lo potevi droppare. Polyphemus perché non riesco a direzionare bene le cose. Ma perché la mappa è così grande? Ricordati di Dofull. Eh sì, per questo ho detto. Se lo vedete voi, per esempio, il teschio con l'X sopra, fatemelo sapere. Che io per adesso non l'ho visto. Oh no, che stanza difficile. Oh no. Ma non penso che lo trovo nel Devil Deal, onesta.
Anche di quella pool, davvero? Raga, mi state aprendo veramente. Cioè, mi state dicendo certe cose che io mai avrei saputo altrimenti. E che c'era? Ci ho sperato di ucciderlo prima che arrivasse a me, però. Non è male, no. Allora, facciamo così. Dici nella chest o Darkroom? Ma non ci arriva la Darkroom. Signor, ti dirò che l'ho tipo usato una volta fino adesso, Yamhart, quindi non mi sembra nemmeno una grave perdita. Esatto, perché io non ci vado nella Darkroom barra chest, per il semplice fatto che devo sbloccare la Tainted. Quindi avevo quest'idea. Allora, c'ho quest'idea. Ci finiamo il piano. Dobbiamo trovare prima la carta. Ci finiamo il piano, andiamo da mamma. Battiamo mamma, ci tippiamo fuori, usiamo questa. Anzi, no, raga, noi ci dobbiamo ficcare pure Joker in qualche modo. Potrei usare Joker? Eh no, perché posso portare una sola carta. E Joker lo uso dopo che finisco mamma, lo lascio da qualche parte e poi me la riprendo. Puoi prendere la Polaroid e usare dopo il Forget Me Now. Joker lo usi ora. Ma se lo uso adesso. Non posso usarlo adesso perché non ho la carta per uscire dalla boss fight di mamma. Quindi se lo uso adesso ci rimango. Cioè, mi sono trollata di nuovo tutta la run come ho fatto ieri la puttana di tua nonna. Esatto. Però ci serve quel teschietto dannato. Non penso che sia nella challenge room. Anche perché sarebbe proprio da bastardi. Eh sì, raga, infatti è quello che ha scritto Carboniglio che volevo fare io. Solo che devo riorganizzare i pensieri. Però prima mi serve The Fool. Eh sì, è quello che dobbiamo fare. Tu cazzo sta? Raga, sto iniziando davvero a. Ma non è che ce l'ha questo e visto che di fronte non lo vedo? Questo non ce l'ha, questo nemmeno. Ce l'hai tu? No. Visto, Iro. Ci sto provando, signor Revolver, quello è il problema. L'unica è che sta veramente nella challenge room. Allora
Allora, raga, o non mi spawnata o son ciecata. Può essere nella secret. Ma ci sta mamma adesso? Sì. Stanze... No, ma ci sono state le stanze a sinistra, e quello è il problema. Penso, a meno che non mi sono scordata come un idiota a quel punto. Eh no, ci sono stata. Se me li ricordo. Beh, nella 3 ci può stare, vero? Eh sì. Qua ci rimane soltanto. Ma porca puttana ladra! Ma guarda sto stronzo! Allora, quindi il piano, raga. Andiamo a fare mamma. Era l'unica che ho ignorato! Cioè. Allora, il piano. Andiamo a fare mamma. Prendiamo la Polaroid. Usiamo Do Full. No, è Joker? Aspettate, 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 mi devo riorganizzare bene i pensieri. Do Full me lo devo portare a forza. Poi prendo Joker. Poi prendo Forget Me Now. Uso Joker. E dopo Joker uso Forget Me Now. Mom Full Joker. Ma il Forget Me Now lo devo prendere prima di usare Joker. Perché altrimenti una volta che rientro nella stanza di... Ah no, perché io... Dipende dalla stanza in cui lo uso. Eh sì, no, lo so che è attivo Forget Me Now, non è quello che mi sta preoccupando. No, no, è un attivo. Vabbè, ok, va bene. Quindi entriamo con Do Full. Su questo non ci piove. No, vabbè, ma inutilmente nemmeno più di tanto. Anche perché c'era un'altra ca... vedi, io comunque devo tornare indietro per prendermi Joker alla fine. Quindi devo comunque uscire a prescindere. Vabbè, ragazzi, facciamo questo. Andiamo con full e basta. No, no, non ci impicciamo inutilmente... Ci è capitata quella incazzata. Ok, non mi è uscito, quindi Joker mi serve. Quindi ci prendiamo la Polaroid. È permesso, signor Pippo Podiamo. Buonasera, come sta? Allora. Ci prendiamo la Polaroid, giusto? E uso Do Full. Ok. Prendo la Polaroid. Uso Do Full. Esco. Mi vado a prendere Joker. E
e mi prendo Forget Me Now, giusto? In questo modo io mi posso rifare il piano senza dover fare la boss fight di mamma, giusto? Ok. Quindi uso Joker. Sì, ma mi è inutile farla. Cioè, a livello di tempo, mi è inutile. Che faccio? Lo prendo? Meglio di niente. Ma ho sempre la chance del Dial. Vabbè, per adesso uccidiamo anche l'angelo. Che dite? E ci prendiamo questo oggetto, perché tanto. Vabbè, l'oggetto lo prendo. Ok, quindi mo prendo Forget Me Now. E lo uso. Ok. Come si usano gli attivi su questo gioco? La prendo che. Facevo già. Ah, stavolta è stato più semplice del previsto trovare questa cosa. Kangaroo, ciao! Benvenuto, come stai? Dovrebbe esserci anche Lawrence da qualche parte. Questo è interessante. No, oddio, nemmeno più di tanto. Oh, c'è anche una Tinted. Questo prendo. Ok, posso prendere anche la Tinted. Nice. Io figlio di. Mi sa di sì. Però ti posso assicurare che c'è. Uè. Non ho ben capito da dove. Che bello che non sono interessati a me. Sì, infatti mi sa che prendo Canster. No, 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 puoi avere sempre i 12 cuori. Infatti, se tu c'hai 12 cuori, Olimantol viene insegnato come un'iconcina proprio appena alla destra del cuore. Ma se trovo un altro solar, te lo faccio vedere. Ma io c'ho 99 monete. Kinda useless, but ok. Vi lascio la puntina di fuori. Dai. E niente. Di fuori? E niente. Hanno deciso di fare il non leaving. Dimmi. Che è successo, Kimal? Sai che non mi devo nemmeno spostare. Per dire, mi sa che non mi devo nemmeno spostare. Allora, The Full già ce l'abbiamo, però vediamoci bene. Tipo, già ce l'abbiamo trovata e ci abbiamo preso Canter.
Sì, ma io l'ho risposto. Dimmi, dimmi, signor Kimal. Va là. Ella! Ah, l'ho preso. Allora, aspetta, aspetta. Vedi come ti esce? Ho messo troppo. Ce n'è un ciao. Lo prendiamo, tanto è un item di Gappi. Tutto bene, tu come stai, Zenon? Vaffanculo. Vabbè, ma questo si chiama. Ma io lo prendo. Kiro, ciao! Ciao, come si chiama questo gioco? Allora, si chiama The Binding of Isaac. Io non so se l'hai mai sentito. E praticamente è carino come gioco. Sei questo bambino rinchiuso mentre sta morendo in una chest che si immagina tutto questo percorso. È fantastico. E comunque, Kiro, ho trovato il planetarium con due oggetti proprio appena spawnata, appena iniziata la run, nemmeno mi sono mossa, stavo proprio in quella stanza. La grafica non ti convince perché. No, guarda, ti posso assicurare che anche se la grafica è così un po' trasandata, ha il suo perché. E che famo adesso? Mi sa la challenge non ci possiamo andare perché è quella con i boss, quindi mi serve avere un cioricino. Vabbè, raga, no, non può stare qua, dannazione! Me la rischio. Va bene. Qua che c'è un trinket. Quindi in teoria io dovrei andare a fare mamma in questo preciso istante. Non posso fare nient'altro nel piano. Sopra la challenge? Dici che sta tra la. Sta tra. Eh no, mi devi una bomba. Mi devi una. Aspe lo aspetto col pacco, signor Super. Non ti serve, mamma. Appunto, non capisco perché prima mi dicevano di farla. Non lo so, raga, io potrei rischiarmi. Ma se io faccio questa, mi prende prima i cuori rossi o il Sword Art? No, 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 sono ancora in vita. Ah, allora no. Vabbè, direi allora di andare a sbloccare sta dannata Tainted, che dite? Andiamo? Non mi ricordo più dov'è il. Nell'arcade la donation di sangue. Vero, c'avevamo l'arcade. Super, ma lei è veramente big brain. Ti voglio il mio centesimo. Ah, non c'avevo Bloodbag. Calmati! Uè! Aspettate. Ok. Non c'è, non mi servono nemmeno a niente i soldi. Aspetta, però. Io sono deficiente, però. Valerio, grazie mille per il follow e benvenuto. Sei venuto proprio nel momento gambling. Questo qua a una certa ci dovrebbe spawnare un oggetto, no? Allora. Dammi quell'oggetto.
Ho ancora 90 e passa monete da darti. Io riceverò l'oggetto. Quanta roba che sto sbloccando? Dai! Madonna santissima! Questo gioco è ingiusto, stai barando? Ma sai cos'è? Che per adesso sulla slot machine non mi dà niente che mi potrebbe servire, a parte qualche pillolina, però. Cioè, vorrei tanto il suo item. Perché sto messa bene alla fin fine di tutto. Ci tornerò da te. Sappi che ormai hai la mia ira addosso. Oh, il signor kangaroo con un canguro. Dov'era? Sopra. Non ditemi che non si apre perché ho i suoi art. Non ne avevo la minima idea perché prima non era così. Prima non contavano i Solart. Me la ricordo bene sta cosa. Ma noi abbiamo Placenta, raga, è a posto. Mentre gambiamo ci rifugliamo pure. No, ci abbiamo Placenta. E questo stronzo a quanto pare ci vuole tenere qua per un po', quindi. A che pro? Da una certa si rompe mila l'oggetto? Oh! Io ti odio, ti sto odiando come poca cosa al mondo. Per la palla di cristallo? Vabbè, tanto qua si fa subito. Mi sa che non ha intenzione di darmela. Però, raga, c'ho un'idea. Dammi questo. Allora, aspetta, come funzionava Cracked Dice? Allora, raga, ve la butto là. Noi qua c'abbiamo le cose, ci abbiamo The Fool. Andiamo a farci mamma, ci facciamo ittare con questo. Ah no, non funziona. Però se mi butto una bomba addosso, così posso ricollare le Polaroid sperando in qualche oggetto. E magari mi esce anche uno dei patti. È vero. Ma non ti esce la Polaroid. No, ma infatti il mio punto non era usare la Polaroid, ok, e rerollare quello che mi droppava. Anche perché io adesso ho anche una chance che mi esce la Engine Room. Ma andiamoci a fa mamma, dai, dov'è The Fool? Vieni qua. Andiamoci a fa mamma. Oh, Cloud, dimmi tutto, son curiosissimo. Andiamoci a fa mamma. Dai, io ci spero che quel 24% mi dà la run. Vieni qua, vieni. Allora, ci abbiamo The Fool, possiamo andare da mamma così io posso uscire ogni quando voglio. Vieni qua, mamma. Madonna santissima. Sì, cazzo! Non è male. Dai. Technology in one con te, Calmon Mir. Madonna santissima. Ok. Beh, buono così. Vediamo. Vabbè, è inutile che ci diamo un altro. È inutile uccidere anche l'angelo.
Però adesso puoi prendere le negative che ti daranno, no? Immagino, Cloud. Infatti, posso prendere questa e andarmene. Easy. Famo? Eh sì, ma ormai ho finito, signor Para, perché praticamente devo andare a sbloccare il Tainted. Ah, bello. Ok, solerte sono piena. Non mi serve. Allora, i quality te la tieni. Fatpenny lo rivolgo. Ah, io voglio. Ormai è una questione di principio. Dammi. Allora, io ti do 10 monete. Se me la dai entro 10 monete esplodi. Quindi vedi un po' come ti metti. Puoi usare la carta del beggar nella secret room? No, no, ma non è che mi finiscono i soldi, è proprio una questione che è finita la pazienza. Va bene, tu dopo esplodi. La carta? Ah, mica l'avevo vista, Judgment. Dobbiamo trovare la secret, però. Come potrebbe stare? Potrebbe stare qui sopra. No, potrebbe stare però. Aspetta, Ah, non sta qua stavolta, bastardo. Però. Aspetta. Però. Ah, non può stare qua. Fuck. E allora sta di qua? Infatti stavo pensando pure io di andare là adesso. Non può stare qua. Ah, può stare qua sotto però. Starci qua sotto. Adesso a sinistra nello shop. Io te la butto qua perché. Oh cazzo, ti prego, non dirmi che stai qua. Fuck. Allora, ragazzi, abbiamo due monete. Cioè, due bombe. Sotto. Allora, qua sotto può stare? Dove cazzo sta? È l'unico che ci è rimasto è qua sopra. Quindi qua spawno il beggar e lo faccio esplodere, no? Potevo effettivamente spawnare il beggar. Allora, andiamoci a prendere robe. Ma dipende dal beggar che mi spawna. No, toglimi quel... Ok. Prendiamoci i soldi per adesso. Tanto. Mamma mia. Ah, questo non ci serve. Siamo... Oh. Ho perso veramente la condizione della... Ma sono un cogliona, meno male che ho preso due. Ah, è vero perché avevo droppato il trinket, ma porca puttana ladra. Smettila di rubarmi i soldi. Dov'è Judgment? Ok. Allora. Quale Cloud? Ok. Jacob? Ma dici quello là che poi c'ha il fantasmino che lo rincorre? Raga, non lo prendo, non mi conviene sacrificare tutti quei Soul Heart. Non so qual è l'effetto passivo di quel personaggio, onestamente. Ti prego, me lo dai l'item, per favore. Adesso voglio quella moschina. Oh, eccolo!
Tanto i soldi non ci servono più, giusto? Ma a quanto pare non ha molta intenzione di dropparmelo. No, dovrei. Uff. Non ha molta intenzione di dropparmelo. Oh, cazzo. Raga, mi date un attimo, un secondo che. A parte che mo vado a prendere i sosini e ci rimettiamo sulla palla di cristallo. Ma devo inviare un messaggio urgentissimo. Sarebbe stato utile il bagger delle chiavi. In realtà mi sa che telescala, non è che solo perché hai appunto la Golden Key, non ti prende cose. Eh sì, no, ci stava per l'amor del cielo, ma solo che comunque purtroppo non è che ce l'hai la cosa infinita. Emperor, allora, questa qua me la porto. Ok, che fa questa la Crystal Ball, raga? Perché non me lo ricordo. Rivela le mappe e spawna randomicamente cose. Ah, ok. Not bad. Quindi andiamo? Andiamo giù? Che tanto abbiamo finito qua. Almeno sbloccare. Perché faccio schifo a sto gioco, Hiro. Non sono le stats, sono io il problema. Ah, giusto. Vabbè, ce la buttiamo al boss, tanto. Che è abbastanza inutile. Sì, direi di andarcene diretto al boss, dai. Acqua devo portare. No, mi ricordavo che poi. Uccide Tears to Destroy Enemy Project. Oddio, questa qua la prendo. Questa è buona. No, prendiamo Botfly, vai. Vaffanculo. Lo dovevo prendere! Lo dovevo prendere, porca puttana. Vabbè, che non c'ho più Yamhart, ma che ci penso. Se
Se avessi avuto Yamhart e avrei preso Sharpplug. Minchia, ma sai che spettacolo? Avevi praticamente vita infinita. Ma togliete vita, cazzo, tutti quanti. Oh no. Dove prendo? Oh! I mean, why not? Let's see again. Okay. Non è male, dai. Vabbè, il diavolo non. Il diavolo, l'angelo non lo faccio perché mi è veramente inutile. Ok. Andiamo. Spent it. It's gone. Just get over it. What do you mean it's gone? You underestimate my power, super. No, l'Eternal Heart non lo prendo manco morto. Non li ho visti, porca puttana. Sì, adesso ce la tiriamo dritto. È una palese menzogna il gioco. È vero che io c'ho comunque Mercury. Ah, in una delle boss room avevo lasciato appunto il trinket. No, ho sbagliato strada. Che bello che me la posso tirare veramente tanto dritta per dritta. Cercare di non premere quel pulsante. E a tutti quanti. No, non mi interessa. No, non mi interessa, super. Non ne abbiamo bisogno. Siamo troppo forti. Siamo arrivati? Ah, ci manca solo questo. Inutile, ma... Scusa, mi ho sbagliato stop. No. Un'ora per una run. È vero. No, è anche più di un'ora. È un'ora e mezza. Sì, ma infatti stavo giocando tipo così. Yes, we got her. Oh, sono soddisfatta. Dai. Non che mi serva, però. Ok. Dagma!
Ah, è vero, qua devo attaccare la TV. Ma fa contact damage? Ok, questa non la sapevo, perdonatemi. Niente. Ma dai, ci sono andata sopra, perfetto. Scusatemi, ma lui ritorna sempre dal lato in cui è andato via? Pure? Cioè, nel senso, se vada diagonale da sinistra a destra, poi lui respawnerà da destra sotto per poi riandare per... Ah, ok. Pensavo fosse randomico, onestamente, per questo mi muovevo in quel modo. Sì, ma voglia, Claude, se muoio. Non so veramente il loro pattern, dato che questa qua sarà... Sì, ma deciditi da che lato vuoi stare. Ah, là sotto prendo danno. Ok. Pensavo fosse una cosa che stava lì e basta. Niente, me la voglio davvero se continuo così. Poi un'altra cosa che non ho capito di questo tipo è se io attraverso quella roba verde io prendo danno. C'ho presente, è vero. Non so cosa che mi ha droppato. Che mi ha droppato la batteria lì, onesto. Ok, tu sei quello che mi preoccupa un po' di più. Che ho scoperto che fai tipo la fiammata. Esatto. Ma quell'esplosione, se gli sto vicino, mi fa danno? Ops. Vabbè. Oddio, puoi metterti a giocare su... Ah, io non c'ho la mod per vedere quanta vita ha lui. Ah.
quello lo devo evitare andando lì su. Mi ero scordato del laserone. Ok. Ma quanta vita c'hai ancora? Aiuto! Oh, è questo? Ma lui ogni volta che prende gli spuntoni si fa danno? Oppure lui, anche se è immune al danno degli spuntoni. There. Then suddenly, the sky above cracked open. Nice. And a beam of light reached down into the earth, smiting the mother asunder, and ho fatto the beast. Sì. As the beast descended down into the lake. Nice. Isaac ascended towards the crack in the sky, and as he flew, he could see echoes of his past before him. He saw his mother mourning the loss of her son. Grazie, Gloria. Gioco giocato, esatto. He saw his mother sleeping and his father taking money from her purse. He heard the late night fights they had. Povero Isaac, però, minchia. He felt for what he believed he was causing. He felt the pain in his stomach during those sleepless nights and saw his shadow in the closet waiting for him. As he rose, he felt his fears drop from his body. His shame, his worry, pulled from his being. As he became lighter, his ascent became faster. He saw his one true companion alive and well. He saw his mother and father together again. Quindi questo qua praticamente è tutto il sogno che si fa lui mentre sta per morire, è tutto quello che avrebbe voluto. Comfort in knowing someone was watching over him. He saw his own birth and the faces of his parents filled with joy and optimism, and then he saw nothing. Come no? Are you sure this is how you want this? Ah, è vero, perché c'era questo. You're the one writing it. It doesn't have to end this way. È vero. How about we tell it a different way? Maybe a happy ending? Okay, Daddy. Good. Are you getting sleepy yet? Yeah. Okay. So, Isaac and his parents. Ok. Beh, raga, io direi che con quasi 2 ore di run ci possiamo ritenere soddisfatti. Onesta. Io sono soddisfatta di come ho giocato. Vabbè, che poi voi mi avete fatto il backseating pazzerello, un altro paio di maniche. Easy. Quindi, ragazzi, io purtroppo devo scappare che c'ho il pullman tra 15 minuti. Non so nemmeno se ce la faccio effettivamente a prenderlo, però mi faccio una corsetta, ce la dovrei fare. Quindi io ringrazio veramente tantissimo tutti i nuovi follower, spero che vi siate divertiti. Noi ci vediamo domani, domani, mi sa che domani però ci facciamo una stream più lunga la sera. Che dite? Poi facciamo una tirata. Masci! No, non boncarmi! No, io direi che è tipo un 20 me, 80 voi, onestamente. Però, raga, vi ringrazio davvero tanto. Spero vi siate divertiti. Smettila di boccarmi!
E niente, ci vediamo se volete, io se mi volete seguire anche su Instagram perché pubblico tutte le cose relative alle live nelle stories, quindi raga, vi voglio veramente tanto bene. Grazie mille per il continuo supporto, alla prossima. Bye bye.